compito che mi è stato assegnato è quello di parlare dell'etichettatura dei prodotti senza glutine, gli aspetti normativi e la responsabilità del produttore. Devo dire che molte delle cose che avrei così illustrato sono già state abbondantemente spiegate dai relatori precedenti, quindi nella prima parte andrò un po' veloce per concentrarmi di più magari sui profili di responsabilità. Ma una premessa la vorrei comunque fare, è una premessa che ha delle ricadute importanti anche in chiave di responsabilità e riguarda essenzialmente la funzione dell'etichettatura, perché in effetti nell'ambito della legislazione alimentare l'etichettatura è uno degli aspetti più complessi vista la pluralità di, noi diremmo in gergo tecnico, beni giuridici protetti, ma possiamo tradurlo più semplicemente di funzioni che il legislatore attribuisce a questa normativa. Senz'altro l'etichettatura ha come obiettivo la tutela degli interessi commerciali dei consumatori. L'etichettatura è uno strumento di comunicazione con i consumatori, ce l'ha spiegato l'autorità garante in tutte le forme, salse e maniere, quando di fronte ai primi provvedimenti qualcuno ha cercato di difendersi dicendo: ma quale pubblicità? Io ho solo utilizzato un'etichetta per un alimento, non sono andato a fare uno spot, no? E l'autorità ha spiegato che il concetto di pubblicità non deve essere inteso in senso comune, ma deve essere inteso come strumento di comunicazione, e l'etichetta è uno strumento di comunicazione al consumatore. L'etichettatura deve però anche avere riguardo alla tutela della lealtà nella competizione commerciale tra imprese. Prima giustamente la dottoressa Guidarelli richiamava l'articolo 2 della direttiva 2013, che è sicuramente un articolo tuttora in vigore, sebbene queste normative nuove, il regolamento claims e anche questa disciplina in qualche modo vadano via via delimitandone sempre più i contorni, però è un articolo tuttora molto importante, perché l'etichettatura è anche una forma di competizione, specialmente nella parte di apposizione di indicazioni volontarie da parte del produttore, ed è quindi suscettibile di ledere gli interessi a una leale competizione sul mercato laddove queste indicazioni non siano conformi al dettato normativo, ma neanche alla trasparenza della realtà commerciale. L'etichettatura è uno strumento per tutelare la salute? Bisogna dire che in questo c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni, perché se noi prendiamo l'antica sentenza 401 del 92 della Corte Costituzionale, dove si litigava fra Stato e Regioni chi dovesse avere la competenza in funzione della natura giuridica di questa normativa, la Corte Costituzionale in allora aveva detto: ma guardate che l'etichettatura ha prevalente natura commerciale come normativa e quindi non dovrebbe avere una connotazione sanitaria tale da spostare il baricentro sulla competenza dell'uno nell'altro. Nel corso degli anni però questa situazione è cambiata, i continui interventi di ritocco alla disciplina base che a livello comunitario si sono susseguiti, ne abbiamo citati diversi, stamattina abbiamo sentito non solo le discipline speciali legate agli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ma oramai sempre più le disposizioni di carattere generale che comunque afferiscono, ineriscono direttamente la tutela della salute, gli allergeni, questa disciplina del glutine e via discorrendo, connotano progressivamente questa disciplina di carattere anche sanitario. Non sto qui a discutere che ricadute giuridiche possa avere questo aspetto sul piano della competenza piuttosto che, perché quelli sono aspetti che interessano magari gli avvocati più che non i produttori, però devo dire che in un recente caso che è attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia, la causa 541 del 2009 Mohiuddin, dove si disquisiva della competenza della ASL in Lombardia a emanare le ordinanze e ingiunzioni, visto che la Regione Lombardia dopo il decreto 181 non ha adottato un provvedimento dicendo le ordinanze e ingiunzioni in materia di etichettatura le fa la ASL, l'ha dedotto dal fatto che ha attribuito alla etichettatura natura sanitaria e quindi è andata a ripescare una vecchia legge dell'86 che diceva in materia sanitaria le sanzioni le fanno le ASL, no? E allora in questo senso ha, con una circolare, detto: non c'è problema, non abbiamo bisogno di introdurre una norma ad hoc, ce l'abbiamo già, è quella dell'86, chiedo scusa, e quindi di default lo fanno le ASL. Allora proprio su questo si discute, cioè se abbia effettivamente natura sanitaria o meno l'etichettatura, e la Commissione europea, costituendosi in causa, ha detto:
effettivamente bisogna riconoscere che negli anni questa normativa si è modificata a tal punto da avere oggi fra i suoi obiettivi fondamentali anche la tutela della salute, quantomeno negli aspetti che più direttamente toccano questo profilo. Certo, non sarà magari natura sanitaria dare delle indicazioni diciamo generali su per dire l'origine piuttosto che sono aspetti commerciali, ma sicuramente questo tipo di disciplina ha questa caratteristica. Aggiungerei che da ciò discende tra l'altro uno splittaggio delle competenze, perché di solito di questo problema si va a discutere davanti al giudice di pace se ha natura sanitaria, se dovrebbe andare in tribunale. Qual era l'impostazione tradizionale? Beh, l'abbiamo già sentita, in effetti il legislatore già nella direttiva 79-112, poi diventata 2013, ci andava molto cauto con le indicazioni sulla salute e tuttora è una preoccupazione che persiste. Il prodotto non è un farmaco, il prodotto alimentare non è un farmaco, non deve dare questa sensazione a meno che non sia studiato con degli accorgimenti particolari che lo rendano adatto a certe determinate funzioni. Tanto è vero che effettivamente è stata creata una disciplina speciale, quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, che per la loro composizione, per il particolare processo di fabbricazione, presentano caratteristiche di distinzione rispetto al prodotto tradizionale di consumo corrente, sono adatti a un consumo e a un obiettivo nutrizionale specifico, che sia quello appunto di tutelare persone con metabolismo perturbato, piuttosto che assecondare questioni relative a condizioni fisiologiche particolari, via discorrendo, e che venga commercializzato proprio con queste evidenze di questa specificità e di questa, diciamo, orientamento a determinate categorie, direbbe il regolamento 178 del 2002 di consumatori. Direttiva 89398, riformulata ma sostanzialmente per quello che ci interessa oggi mantenuta tal quale nel 2009 con la direttiva 2009-39, addirittura appunto proprio per marcare questa distinzione ribadisce nell'articolo 2,2 il divieto per i prodotti, diciamo così, generici di fare riferimento a qualifiche come dietetico, di regime o altre espressioni che possono in qualche modo ingenerare confusione. Però, ed è quello che interessa di più a noi, già la direttiva 89398, ma anche la direttiva 2009-39 dice, ammette la possibilità, previa disciplina specifica però, di consentire per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad un'alimentazione comunque particolare di menzionare questa proprietà. Cioè si dice, in effetti è un interesse delle categorie che in qualche modo hanno delle problematiche nell'alimentazione di usufruire della più ampia disponibilità di prodotti che siano comunque adatti alla, grazie, siano comunque adatti alla loro problematica, e quindi si deve ammettere la possibilità di accedere a questo mercato anche da parte di prodotti che non siano studiati specificamente per quella categoria, ma che siano comunque adatti a soddisfare quel tipo di esigenze. Quindi questa distinzione, che poi vedremo qualche problema lo crea per i prodotti generici, perché a parte la disciplina specifica che deve stare a monte, si specifica, e questo lo si ricava dalla definizione che la direttiva sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare dà di questi prodotti, non devono essere sostanzialmente dei prodotti che in qualche modo siano dei succedanei, ma devono essere prodotti che siano adatti al consumo per quelle categorie di prodotti senza doversi sostituire a prodotti che in origine naturalmente, legalmente contengono diciamo le sostanze non desiderate. E qui si genera un po' il problema di cui si discuteva anche prima, perché visto che i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare subiscono giustamente tutta una serie di vincoli giuridici specifici, gli obblighi di notificazione, particolari regimi di controllo, sanzioni specifiche, la definizione ad oggi di questa categoria di confine tra il prodotto di consumo corrente e quello che invece è studiato specificamente per l'alimentazione particolare, ad esclusione delle problematiche di erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che è una problematica specifica, non è di semplicissima soluzione, perché esistono determinate categorie di prodotto, biscotti di riso, faccio un esempio, si diceva prima,
qualche problema in più si potrebbe creare sulla pasta di riso, perché la disciplina della pasta per noi è legale, quindi ha determinate caratteristiche di legge che non possono essere in qualche modo evocate se non con una determinata composizione, per i quali si dice: ma in fondo, visto che oggi il prodotto di uso corrente, come poi vedremo, è autorizzato laddove abbia le caratteristiche per poter soddisfare l'esigenza del consumatore celiaco a scrivere senza glutine se ha meno di 20 parti per milione, nel momento in cui io vado a scrivere questa cosa su un prodotto che ha queste caratteristiche, sono ancora nel campo del generico di consumo corrente o vado sotto l'ombrello della disciplina speciale, devo notificarmi, eccetera? Ecco, ripeto, per alcune categorie di prodotto la distinzione è sottilissima, direi, è più una questione di pura interpretazione, ma vorrei dire anche un po' di buon senso, perché poi nel leggere queste norme bisogna avere anche un po' di criterio, non si può essere troppo oltranzisti, no? O talebani della lettura della disciplina, e quindi su questo si può tuttora discutere. Ancora volevo rievocare le circolari del Ministero. Si è parlato prima della fissazione di questo parametro di 20 parti per milione di cosiddetta presenza accidentale inevitabile di glutine. La dichiarazione non contiene fonti di glutine, di cui parleremo poi, che era stata già ammessa per i prodotti di uso corrente che garantiscono l'assenza di glutine, si parlava all'epoca di gelati piuttosto che di alcuni prodotti di salumeria, e l'esclusione precedente dell'impiego di materie prime contenenti all'origine glutine che siano successivamente deprivate di questa sostanza. Queste sono, diciamo, le coordinate risalenti. Che cosa è intervenuto nel frattempo? Si diceva prima della direttiva allergeni, decreto legislativo 114 e tutte le successive modificazioni che oggi include, sebbene dal punto di vista giuridico questa è una distinzione importante, la celiachia, sappiamo tutti, non è in sé un'allergia, e questo è fondamentale, lo vedremo in termini di responsabilità per la cosiddetta contaminazione accidentale, perché a differenza dell'allergia non può determinare l'assunzione anche minima di una quantità di glutine un episodio acuto come può essere uno shock anafilattico, per cui su questo la disciplina della responsabilità sul glutine si differenzia moltissimo da quella della responsabilità per contaminazione accidentale da sostanze allergizzanti. La direttiva 2039, l'abbiamo vista, rifusione della direttiva 89398, e finalmente questo regolamento 41 del 2009, disciplina specifica per l'etichettatura dei prodotti senza glutine. È un regolamento che potremmo definire misto, nel senso che si occupa sia di alcuni aspetti delle produzioni gluten free disciplinati e assoggettati tutt'oggi all'ombrello, tra virgolette, passatemi il termine tecnico, della direttiva 2009/39, sia dei cosiddetti appunto prodotti di uso corrente che siano comunque adatti al consumo per i celiaci e che quindi vengono ammessi, diciamo, anche sul piano comunitario a questo mercato con indicazioni specifiche. Nell'ambito della prima categoria, che lo ribadiamo, continua a mantenere tutti quegli obblighi e quei vincoli di notificazione, di controlli, di autorizzazioni e via discorrendo, vengono sostanzialmente suddivise le classificazioni in due categorie. I prodotti che vengono dichiarati senza glutine, dove la presenza, come si diceva, sostanzialmente accidentale di glutine ammessa è non superiore a 20 parti per milione, e come si diceva prima sono anche la categoria che dal nostro punto di vista è ammessa all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, previe l'espletamento di tutte quelle procedure di cui si diceva prima. E i prodotti dichiarati con contenuto di glutine molto basso, la norma dice inferiore a 100 parti per milione, ragionevolmente tra 20 e 100, perché se fosse inferiore a 20 si accederebbe direttamente al claim senza glutine e quindi non ci sarebbe la necessità di poter di utilizzare questo che è considerato, diciamo, anche meno di pregio sul mercato. Quindi direi che individua questa fascia intermedia tra 20 e 100 parti per milione con contenuto di glutine molto basso. La disciplina poi, sempre in questo ambito, introduce delle novità nelle materie prime. Abbiamo visto prima che per noi non era possibile l'utilizzo di ingredienti, diciamo, che all'origine contenevano glutine, che vengono deglutinizzati. All'epoca, quando si decise questa indicazione, era perché si riteneva che non vi fossero ancora delle conoscenze tecnologiche o delle, diciamo, delle procedure tecnologiche sufficientemente sicure per garantire sempre e comunque quel risultato di
presenza di meno di 20 parti per milione di cosiddetto residuo. Oggi si ritiene che questo sia possibile in tutta sicurezza e quindi la normativa comunitaria ha concesso questa possibilità, così come ha concesso la possibilità di utilizzare ingredienti misti, sempre con quel caveat di cui dicevamo prima sull'eventuale residuo. E poi introduce una disciplina speciale per l'avena, visto che questo è un ingrediente che ha un elevato rischio, tra virgolette, di cross contamination e quindi impone determinate cautele particolari. Questo dunque è lo schema, un po' così articolato, dei cosiddetti, chiamiamoli, dietetici per celiaci. Vedete gli ingredienti deprivati previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, con questa forchetta di opzioni, meno di 20 parti per milione senza glutine, tra 20 e 100 con contenuto di glutine molto basso, ma vorrei dire anche inferiore a 20 se il soggetto non è certo di poter garantire meno di 20, ma è sicuro di poter garantire meno di 100. Ecco, questa è una specificazione che andrebbe fatta. Ingredienti sostitutivi, articolo 3,4, solo 20 parti per meno di 20 parti per milione senza glutine, direte voi perché? Perché se sostituiscono non dovrebbero portare a livelli di contaminazione superiori a quelli cosiddetti accidentali e quindi non avrebbe senso prevedere la seconda delle due opzioni. Ingredienti misti, articolo 3,5, di nuovo le due opzioni senza glutine con contenuto di glutine molto basso e poi l'avena, solo meno di 20 parti per milione senza glutine perché bisogna garantire una particolare severità nella gestione di questo ingrediente. L'altra categoria che il regolamento individua è quella, come si diceva, dei prodotti di consumo corrente, per i quali viene ammesso invece soltanto il claim senza glutine meno di 20 parti per milione, sempre con tutte le indicazioni di corredo che questa disciplina e questo essere sul mercato in maniera generica comportano e quindi l'obbligo a prescindere dall'accesso a questa dicitura e quindi a questo mercato di mantenere comunque l'indicazione degli allergeni, compresi quelli che abbiamo visto avere a che fare col glutine, se presenti. La necessità, e qui è un punto delicatissimo, di difficilissima declinazione in chiave teorica, di evitare il ricorso eccessivo, smodato, inutile e di conseguenza criticabile a claim che non abbiano senso. E questo è un problema che non riguarda soltanto questa possibilità odierna, ma che riguarda un po' in generale tutta l'annosa questione dei claim nutrizionali e di tutto quello che gli va dietro, cioè oramai le etichette sono diventate un campo di battaglia in cui se non ci scrivi qualcosa sei per forza meno caratterizzato e meno appetibile sul mercato del tuo concorrente che ci scrive di tutto e di più. Ma si sentiva prima, anche nelle more dell'approvazione del regolamento nuovo, comunque l'etichetta deve essere leggibile, comunque l'etichetta deve essere comprensibile e vorrei dire comunque l'etichetta deve essere seria, non deve essere una presa in giro del consumatore. Allora riempire le etichette di indicazioni di tutto e di più, poi vi farò riferimento anche a una pronuncia dell'autorità garante in questo senso, non è una cosa corretta. È anche vero però che la posizione dei produttori, che tendono sempre un po' a difendere il perimetro delle loro facoltà, è quella di dire che in fondo se io do un messaggio comunque veritiero, a prescindere dal fatto che sia naturalmente veritiero, voglio semplicemente attrarre l'attenzione del consumatore che possa avere un interesse a quello specifico contenuto sul fatto che quel prodotto lo può soddisfare, no? E allora definire quando in effetti la caratteristica dell'assenza di glutine è da considerarsi scontata e quindi il claim è da considerarsi illegittimo ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo 109 o direttiva 2013 che dir si voglia, diventa un esercizio di pazienza da declinarsi in chiave pratica volta per volta su situazioni molto concrete. Chiaro che su una bistecca di pura carne probabilmente non avrebbe senso, però negli hamburger spesso anche come agenti leganti vengono impiegati ingredienti che invece questo problema lo possono generare. Allora anche lì di caso in caso si tratterà di andare a vedere le varie situazioni che cosa ci presentano. Il Ministero, forse in una delle circolari, mi è sembrato di aver visto, faceva riferimento ai prodotti lattiero-caseari formaggi, mi risulta che però in certe croste di formaggi sia presente magari l'utilizzo o l'impiego di farine.
e quindi anche questo problema si può replicare anche in quella particolare categoria. Vedete come in effetti questa indicazione, pur se sacrosanta dal punto di vista dell'impostazione concettuale, diventi poi necessariamente un esercizio da compiersi, da declinarsi caso per caso quando si ha in mano il prodotto e si vede di che cosa si sta parlando. È abrogata l'indicazione non contiene fonti di glutine. Lo ricorda il Ministero nelle proprie circolari, in considerazione del fatto che il regolamento in questo caso, a differenza di quanto avviene per il regolamento claims, dove si specifica questa nell'elenco positivo dell'indicazione nutrizionale, questa indicazione o le indicazioni equivalenti, quindi si lascia aperta la porta a qualche espressione consimile che però abbia quel significato, qui invece l'indicazione è tassativa. Meno di 20 parti per milione senza glutine, tra 20 e 100 con contenuto molto basso di glutine. Quindi non ci sono delle facoltà di piegare o modificare secondo la propria fantasia, o meglio quella del marketing, l'indicazione. Il claim è quello e va usato quello, non si possono usare altri claim che abbiano anche più o meno la stessa indicazione. Questo è il panorama, diciamo, normativo con cui dobbiamo fare i conti e che ovviamente spalanca delle possibilità nuove, ma come sempre quando si aprono delle finestre di opportunità poi si creano anche dei problemi. Quali sono sostanzialmente i problemi che si possono creare? Il problema nasce da questo, che l'indicazione in etichetta di una caratteristica specifica equivale all'assicurazione che si fornisce al consumatore circa l'esistenza nel prodotto di una determinata caratteristica o qualità che viene indicata. Quindi è una specie di patto che si fa col consumatore in cui gli si garantisce che quel prodotto ha quelle qualità. E se il prodotto non ce le ha, che cosa succede? Succede che possono sorgere problemi che attengono alle diverse sfere di responsabilità, problemi che attengono alla responsabilità penale, problemi che attengono alla responsabilità civile, dove per responsabilità civile noi decliniamo sia quella cosiddetta amministrativa, le sanzioni amministrative sono un corredo che spesso accompagna queste norme, sia quella civile pura, e cioè il risarcimento del danno quando il consumatore, attendendosi certe caratteristiche, viene poi invece leso nella propria salute perché le caratteristiche non ci sono. Ora, per concentrarmi su quella che penso possa essere la più interessante, la responsabilità penale del produttore, ma anche vorrei dire del ristoratore collettivo, vorrei da prima richiamarvi due norme e poi raccontarvi un caso che poi riceverete, mi è stato detto che per un disguido non è stato allegato alla cartellina, ma ve lo manderanno poi, è una sentenza del Tribunale di Mondovì del 2009 che riguarda due capi di imputazione per un produttore di amaretti che erano dichiarati senza glutine, in cui invece è stato trovato positivo il glutine. Due norme essenzialmente vengono in campo, in gioco, quando si parla di assicurazione al consumatore di determinate qualità e nello specifico dell'assenza di glutine. L'articolo 515 del codice penale, frode nell'esercizio del commercio, e l'articolo 5 lettera D della legge 283 del 62, vendita di sostanze comunque nocive. Il primo articolo, che è a carattere generale, non è una norma alimentare specifica, stabilisce che chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca con più grave delitto, con la reclusione fino a 2 anni e poi la multa fino a 2.065 euro. Si tratta di un delitto, cioè di una specifica categoria di reati che per definizione sono punibili solo a titolo di dolo, a meno che il codice non preveda l'estensione della punibilità anche a titolo di colpa. In questo caso non è nemmeno concepibile, perché pensare di fregare qualcuno a titolo di colpa è un controsenso. Infatti il delitto di frode in commercio, che è appunto questo dare un aliud pro alium, qualcosa per qualcos'altro, è punibile solo a titolo di dolo. Diverso invece è l'articolo 5, lettera D della legge 283 del 62, la nostra vecchia legge sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande, che ancora ben regge, diciamo, alla situazione, all'evoluzione normativa, dove si dice: è vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come merce dei propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari. Poi c'è tutta una serie di ipotesi, quella che interessa a noi è la lettera D, ultima parte, comunque nocive.
Questa norma è corredata da sanzione penale dall'articolo 6, che prevede che i contravventori siano puniti, nello specifico, con l'arresto da 3 mesi a 1 anno, l'ammenda da 2.582 a 46.481 euro. Quindi si tratta di un'ipotesi contravvenzionale, per definizione punibile anche a titolo di colpa, sempre e comunque. Veniamo al caso che volevo raccontarvi. Allora, questo produttore di amaretti, con 11 varietà di prodotto, a seconda dei vari gusti che gli si vogliono dare, utilizza delle etichette con su evidenziata l'assenza di glutine. Ha un piano di autocontrollo, insomma, fatto un po' in qualche maniera, però tutto sommato ancora presente. Viene sottoposto a campionamento da parte della ASL e su questi 11 campioni prelevati uno risulta positivo per 32 parti per milione di glutine. Apriti o cielo, la ASL procede subito, sequestri, denuncia alla Procura della Repubblica, ipotizzando entrambe le ipotesi di reato, quindi sia la frode in commercio sia l'articolo 5 lettera D. Poi fa anche sanzioni amministrative per l'inadeguatezza, sappiamo, decreto legislativo 193/2007, insomma, sto poveretto viene in qualche modo messo alle corde, e naturalmente parte tutto il processo, si arriva sostanzialmente al dibattimento e questo signore, anzi questa signora per la precisione, viene mandata assolta da tutti i capi di imputazione, con la formula tra l'altro più ampia, cioè perché il fatto non sussiste. Perché, direte voi, è stata mandata assolta? In fondo la positività c'era, il superamento della quota a 20 ppm c'era, l'utilizzo di quelle indicazioni in etichetta c'era, e quindi c'erano tutti quei presupposti della vendita dell'Aliud Pro Alio, piuttosto che della potenziale nocività e via discorrendo. Dove è nata, da cosa è nata questa assoluzione? Non è un fatto procedurale, non è la santa e benedetta prescrizione che in alcuni casi salva, come si suol dire, capre cavoli. Qui no, è stata assolta nel merito. Perché? Perché in effetti la tutela penale forse non è quella più adatta a salvaguardare situazioni di questo tipo, per limiti intrinseci e vorrei dire anche strutturali. Prendiamo il primo di questi due reati, frode nell'esercizio del commercio. Volontariamente scambiare, dare qualcosa che non corrisponda a ciò che è stato promesso, ma vi ho detto subito, attenzione, che questo è un delitto punibile a titolo di dolo, quindi bisogna ipotizzare la volontarietà, la particolare malizia da parte del produttore nel sostituire una cosa per un'altra. In 32 parti per milione difficilmente si può ravvisare, tra virgolette, una malizia. Si ravviserà semmai la colpa di non aver lavato, come si diceva prima, utilizzato stoviglie diverse, eccetera, ma difficilmente, tra l'altro con un campionamento positivo 1 su 11, si può ravvisare quella volontà di sostituzione. Sicché questa norma sostanzialmente regge solo per qualche ipotesi, diciamo, delle più estreme, no? Il classico truffatore che scrive per scrivere ma non si preoccupa neanche di controllare quello che ci mette dentro. Difficile da verificare un'ipotesi di questo tipo. Forse ci potrebbe stare di più, però guardate, l'accertamento probatorio non è semplicissimo, ipotizzando il cosiddetto dolo eventuale, cioè io mi rendo conto che il mio piano di autocontrollo, la mia struttura produttiva, il mio complesso dell'ambiente in cui produco, ovviamente promiscuo perché altrimenti non si potrebbe neanche verificare una situazione di contaminazione di questo tipo, non è in grado tecnicamente di garantire l'assenza di glutine, però ce lo scrivo lo stesso perché voglio approfittare di questa fascia di mercato. Allora forse si potrebbe arrivare ad ipotizzare quel dolo eventuale, ma bisognerebbe andare ad accertare proprio questi aspetti di consapevolezza a priori dell'incapacità di garantire quel risultato, cosa che le indagini difficilmente riescono ad appurare. Più problematica potrebbe essere l'altra delle due soluzioni, cioè perché l'articolo 5 lettera D, sostanze comunque nocive, non è stato ritenuto sussistente. E qui hanno giocato un ruolo fondamentale le perizie. Nel senso che l'articolo 5 lettera D si dice è un reato di pericolo, cioè il legislatore vuole anticipare la tutela per garantire un effetto, si dice, general preventivo maggiore, e quindi non aspetta che ci sia una lesione della salute, cioè il classico consumatore che finisce all'ospedale, per punire. Punisce prima, quando si crea anche solo il pericolo che ciò accade, è sufficiente il pericolo per dirsi integrati gli estremi della norma e del reato.
Tuttavia, questa specifica lettera, la giurisprudenza ce lo dice da sempre, presuppone il reato di pericolo concreto, cioè è sempre un reato di pericolo, ma il giudice deve comunque valutare se almeno astrattamente, non astrattamente, se in concreto, ma almeno potenzialmente, questo dovrebbe essere il termine più corretto, almeno potenzialmente, quella determinata situazione poteva creare i presupposti di una lesione per la salute. Poi non c'è bisogno che la lesione si sia verificata. Io posso beccare il mio produttore anche con la roba ancora nello spaccio, non dopo la vendita e non dopo che il consumatore l'ha consumata e è andata all'ospedale, ma bisogna che quel prodotto lì abbia la potenzialità di mandare qualcuno all'ospedale o comunque di ledere la salute, intesa, come dice la Corte Costituzionale, come stato di fisiologico benessere. E i periti hanno detto, beh, ma in 32 parti per milione, in un amaretto, in fondo, è ben improbabile, molto improbabile che possano creare i presupposti di un'alterazione di questo stato di fisiologico benessere attraverso la lesione della mucosa intestinale, perché è una quantità di contaminazione troppo bassa per determinare degli effetti lesivi. È vero? Non è vero? Io non sono né un medico né un esperto, ho sentito tanti convegni, ho sentito parlare anche di celiaci che sono addirittura, passatemi il termine, non tecnico, refrattari alla dieta con totale eliminazione del glutine, cioè ci sono tanti tipi di celiaci, poi c'è il problema di decidere se è un adulto, se è un bambino e via discorrendo. Però, e vengo qui alla seconda parte delle mie riflessioni, per cui dicevo che forse anche strutturalmente il diritto penale non è lo strumento più adatto a tutelare questo tipo di situazioni. Le procure della Repubblica, lo sappiamo benissimo, primo, non sono degli esperti di legislazione alimentare, tantomeno di aspetti medico-sanitari, no? Quindi in qualche modo recepiscono delle indicazioni, magari da una relazione della ASL, che è fatta più o meno bene, ma che tante volte non è in grado di evidenziare i punti di criticità. Secondo, non hanno i soldi per perseguire questo tipo di reati in maniera efficace, perché alla fine devono far quadrare i conti anche loro e magari, piuttosto che andare a perseguire 32 parti per milione di glutine in un amaretto, preferiscono riservare i soldi della perizia per qualche reato più importante o di maggiore problematicità, e quindi tendono ad arrivare in giudizio con che cosa? Con una relazione della ASL, dove magari chi l'ha stesa non è esattamente un esperto della materia, poi il produttore, che invece ha tutto l'interesse di difendersi al meglio, si porta l'esperto molto, diciamo così, scenografico, che è molto convincente, che dice il contrario, e il giudice a chi deve dare ragione, a chi offre più, diciamo, strumenti di valutazione, e quindi ritiene spesso e volentieri che non ci siano gli estremi. Come impatterà questo regolamento 41 su questa situazione? Io ho l'impressione che non cambierà di molto le cose, anzi forse per certi aspetti le complicherà, perché questa introduzione di questa fascia intermedia, se per un verso in qualche modo risolve un problema, perché un'altra delle questioni, che è un po' un tecnicismo ma su cui si discuteva, era se una circolare ministeriale, che come tutti sappiamo non è una fonte del diritto, può fissare un parametro che invece va a impattare su una responsabilità penale, per cui si dice o si diceva, si discuteva fino a poco tempo fa nelle aule di tribunale quando c'erano questi problemi, ma in fondo lo dice il Ministero che 20 parti per milione è il limite massimo, lo può dire il Ministero, ma il mio perito può dire anche il contrario, no? Adesso c'è una norma, quantomeno, che ha a tutti gli effetti il rango di norma valida anche nel nostro ordinamento, tanto più che si tratta di un regolamento, che dice, attenzione, che 20 è un limite, diciamo, di un certo tipo. Però introduce una fascia anche superiore, così dando in qualche modo accreditamento anche a quelle tesi che dicevano, prendendo ad esempio a spunto tutti i valori che venivano dati o vengono dati nei paesi nord europei, dove magari questo problema è meno importante per il tipo di dieta che viene seguita, guardate che 20 parti per milione non è un confine tassativo oltre il quale un millimetro dopo, una parte per milione dopo, c'è la catastrofe. Esistono dei margini, diciamo, di valutabilità dell'impatto sulla salute anche oltre questa soglia, che possono giustificare assoluzioni come quella che vi ho appena raccontato, anche quando vi è una contaminazione accertata per limiti superiori. Quindi questo regolamento questo problema non lo risolve, si continuerà a discutere in concreto volta per volta della soglia
accertata della capacità di questa soglia di impattare negativamente sulla salute dell'eventuale consumatore celiaco e di conseguenza di valutare se vi sia o no il pericolo concreto. Due parole le voglio dire brevissimo anche sulla questione della responsabilità civile sia sul piano amministrativo, anche perché poi credo che il mio tempo sia esaurito, quindi non posso andare oltre. Volevo semplicemente richiamarvi, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, oltre naturalmente a tutte le norme, abbiamo già citato il decreto 109 del 92, le sanzioni dell'articolo 18, anche l'articolo 24 del codice del consumo, che prevede che il produttore che faccia ricorso ad indicazioni o comunque commercializzi prodotti che possano avere un impatto sulla salute debba avere una particolare attenzione nel comunicare esattamente i contenuti di questo prodotto. E su questo vorrei richiamarvi, la potete scaricare tranquillamente dal sito dell'autorità garante se non vi verrà fornita direttamente, il provvedimento 17.959 del 2008, hamburger di soia, anche qui di tutto e di più, qualunque tipo di claim era il benvenuto, ma anche quello senza glutine, e viene segnalata l'autorità da un'associazione di consumatori, questo prodotto in vendita in un supermercato abbastanza noto, perché si diceva non si capisce bene il confine tra questo prodotto e i prodotti notificati. Siccome non è abbastanza chiaro che si tratta di un prodotto di uso corrente, il consumatore potrebbe essere, vengo diciamo a quello che dicevamo prima, potrebbe essere portato a ritenere che si tratta di un prodotto notificato e quindi ad attribuire al prodotto un particolare rispetto quando questo prodotto non merita questa particolare attenzione. Cioè il consumatore celiaco, che è naturalmente più portato a fidarsi del prodotto notificato perché sappiamo essere più controllato, più eccetera eccetera, essere invogliato a un acquisto più frequente, più diciamo più volentieri di questo prodotto, più frequentemente di questo prodotto, perché non capisce bene. E in realtà anche qui l'autorità garante smentisce questa indicazione, perché dice l'utilizzo di un claim generico nel contesto di un insieme di altre indicazioni non ha quel rilievo sufficiente, ma poi dovete leggere il provvedimento perché si sostanzia anche dal punto di vista fattuale il perché, non ha quel rilievo sufficiente a trarre in inganno, in confusione il consumatore circa le caratteristiche di questo prodotto, e quindi sostanzialmente l'azienda non può essere ritenuta responsabile di una violazione di quei codici di condotta, diciamo, previsti dal codice del consumo. Io credo che anche qui quindi i problemi siano tutt'altro che di semplice soluzione, perché quando si va a discutere di potenzialità di confusione si entra in campi, diciamo, di estrema delicatezza, perché si attribuisce anche al soggetto che deve fare le valutazioni una discrezionalità notevole, ma si torna a quello che si diceva prima, cioè in fondo poi tutto deve essere ricondotto all'obiettivo. L'obiettivo dell'etichettatura è comunicare qualcosa, è essere una comunicazione seria e credibile. È chiaro che ogni qualvolta si eccede nella tentazione di trasformare l'etichetta in uno strumento di marketing, dietro l'angolo c'è sempre il pericolo di eccedere anche nel ricorso a certe espressioni o indicazioni e di sconfinare quindi in forme di responsabilità. Sulla responsabilità civile pura non direi nulla, perché sennò dovremmo aprire un congresso a parte. Spero che a nessuno di voi capiti mai di avere un problema di questa natura, e quindi vi ringrazio per l'attenzione.